No, infatti, eccola, eccola, posta. Ti cercava Franconio. Ho fatto sì con la testa. Dici? Forse vuole, credo forse sia gli piaccio. Gli pia- no, no, non lo so, sai perché io, a me basta impedire di stare lontano dai pelati. Vero, sono persone orribili. Se tuo padre è pelato, in realtà non è tuo padre perché tu hai capelli, capito? If you like Mutual Video, you will love Mutual Life. Link in the description below. Vediamo. Cioè, mi ha pensato. Non c'è mai pensato. Dov'è la lava? Dov'è la lava? Abbiamo perso Franconio. Non lo so. Facciamo un fischio. Ah, così cominciamo neanche le presentazioni. Bambola. Ma scusi, perché? Così come fetta da. L'ha fatto mamma. Che ha scorreggiato, però. Ah no, è muso. È muso. È profito la nafta. Cosa state combinando qua di bello? Stiamo cercando voi? La pozza di calore. La pozza di calore. Sì, c'è la lava. Like la, non era lì. Tearless Raptor, Tearless Raptor, Tearless Raptor, Tearless Raptor, Tearless Raptor. Il legno, il legno. Tearless Raptor, Tearless Raptor, mi saluti. Ho l'accetta. L'accetta. Mi ha dato la spinta. La famosissima serie a due gambe. Sì, infatti cammina. Sarà diventato uno delle forze del male. Dica. Guardate, la morte non è mai morte qui. Paura. Solo le forze del male possono uccidere. Good morning. Dobbiamo scegliere un posto per caseggiare. Dobbiamo scegliere un posto per caseggiare. Un posto per caseggiare. Un posto per caseggiare. Troviamolo, troviamolo. Un posto per caseggiare. Dove caseggiamo noi, Vic? Un posto per caseggiare. Un posto per caseggiare. Qua intorno, no? Perché qua ci sarà il laboratorio, qualcosa del genere. Quindi. Tu sei un laboratorio. Qui. Quindi tipo qui Elvio, che strano rizzo. Dobbiamo mettere più alberi qua, altrimenti non avremo il legname. Ci servono alberelli. Mettiamo alberelli. Ci serve legname. Vuoi alberelli? Pigliate gli alberelli. Oh, che bello. Quando li sputano ancora meglio. Ma sono entrambi professori o uno è professore e l'altro è non professore? Non ha importanza il ruolo. Ragazzi, facciamo ricostruzione macerata? Okay. Ricostruzione 1 di Macerata? No, marchigiano, no! Preparatevi prima che arrivi la notte! Se c'è un marchigiano è un problema per te, scusami. Brother, un botto! Come si gestisce due terremotati? Non lo so, credo che vince chi ha la magnitudo più grossa. Dici? Può essere. Magari lui è 7.1, come il Dolby Surround. Minchia! Quella cattiveria ha ucciso quel maiale. Shh, non dire nulla, perché è pelato. Vabbè, perché... Sì, però mi fa paura quella storia. Non guarda, non guarda, non guarda. Sì, alla fine siamo qui. È nata la Pandora. Pandora. Shelby, se mi tocchi ancora la gamba. Ragazzi, quanti di voi hanno degli alberelli? Io uno. Datemi tutti gli alberelli che avete. Oh, un rapinatore. Tieni dei semi anche. Sì, anche i semi. Bene, bene, datemi tutto. Anch'io un seme. Come? Aspetta, ti rimetto dentro. Gesù, il popopog. Le forze del male conoscono il pupone? Il che cosa? Il pupone. Certo che lo conoscono. Ah sì? Ah, chiaro. Allora non si può. Prima era uno di loro. Come era uno di loro? Era uno di loro, e questa è la triste verità. Scusa, non mi è arrivata una notifica. Ah, questo è un mio amico, non hai capezzoli, vedi? Sì. È vero, è nudo. È proprio mio amico. Proprio come i membri della forza del male. Loro non hanno i capezzoli. Devi dirci qualcosa? No. Qual è il tuo nome, amico mio? Non mi ricordo che tu... Nonno. Nonno? Dimmi. Ma che ti fai i pesci? Dimmi. Mi scappa una cacca. L'hai cagato 5 minuti fa. No, erano schette. Ma comunque sia, come cazzo hai mangiato? Questo posto. Nonno, ti prego. Porco. Ma ascolta, vieni qua, vieni qua. Quello è lo stronzo che parla dal buco del culo, però, eh. Inginocchiati qui, inginocchiati qui e falla, dai, falla. Ok, non cadere. Bravo. Va bene, bravo. Torna dentro. Ti spiego. Aiuto. Ecco, è sempre fa sempre finire così. Con te. Ecco. Dai, mettiti qua, inginocchiati e falla nella lava. Però mi dai da mangiare prima? No, prima caga. Devi fare spazio. Ma scusa, ma poi è molto continuo, non finisce. Devi fare spazio prima di cagare. Ma ho capito, ma sono. No. Perché hai aperto gli occhi? No, 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 dai, non in pubblico. Vieni. Ora puoi mangiare. Che bisteccone, grazie. Ciao nonno. Con chi sei riprodotto se non c'è una donna? Co-
scusa. No, non hai capito. No, ho sbagliato verbo, ciao. No, ascoltate ragazzi, fate piano. Quello è uno delle forze del male. Non è veramente mio nipote. Cazzo, infatti c'aveva, non sembrava glabro. Attenzione quando si avvicina. Guardate, guardate com'è pazzo. È pazzo. Aspetta, io non la sento più, scusi, professore. È pazzo, sto dicendo. Guardatelo come ci guarda. Guardatelo. Si sta avvicinando. Tesoro, allora hai fatto tutta la cacca, sì? Ma che gli sta a fare? Gli dà un bacio nella pelata? Ah già, io non ho il punto di vista che avete voi. Non costringermi a rimandarti da dove sei venuto. No, vai a farti. Vai a fare la tua casetta. Va bene, ciao. Vai. La prima cosa che faccio è un bagno. Ciao. Bravo. Vai cagare. Ignoratelo. È una delle forze del male che si mimetizza tra di noi. Come l'uomo capezzolo. Ma non è vero. No. Allora, già vedo che stanno crescendo i primi alberi. E gli alberi rappresentano la speranza. Sto piangendo, ti giuro, sto piangendo. Vic, questo è un bel posto però, eh. Questo? Tipo qui. Vedere. Oh, sì, è vero. Posso anche stare. Allora metto il primo blocco della casa. Vai. Guarda che poi ci paghi l'emu. E metto il secondo. Porca puttana, siamo una famiglia. Incredibile! Suona anche tu! Vai, suonate voi, ci penso io. What? Voi suonate. Riga? Perché ha cambiato? Suonate, perché c'è? Suonate! Frati, una faccia! Che suonate, cazzo? Suonate per me! Oddio, professore, la vede? Oddio, io la vedo, certo che la vedo! Cosa vuol dire, professore? È una spia! Oddio, aspetta, ha fatto un suono strano. Che cazzo è? Ha fatto... Cosa tocca fare, professore? Fate molta attenzione quando trovate le teste sotterrate. Ci spiano. Ah, la rompo. Ma è rompo. Fai attenzione. Fai piano. Porca. L'hai presa? Adesso questa dobbiamo utilizzarla. E serve per spaventare le forze del male. E fargli vedere che sappiamo che ci spiano. Cazzo. Dobbiamo calarla. Portala al centro della città. E lasciala lì. Nessuno deve toccarla. Nessuno deve prenderla. La metto di fianco alla lava? Non lo so, perché sicuramente qualcuno la prende appena la vedono. Bruciala. Professore, guardi. Bruciala. La brucio. Brucia la faccia che ci spia. Mystical Hawk Plant. Esatto, hai pronunciato le parole giuste. Hai guadagnato un boomerang. Il cornetto di prima. Porca troia, è tornato. Hai visto? Non torna più il cornetto. Che cos'è il boomerang? No, il cornetto. È un cornetto. Ma il blocco dove è sparito? L'abbiamo sacrificato. L'abbiamo distrutto, bruciato. Oddio. Ogni volta che trovate una di quelle facce, distruggetela. Oddio, sto per venire. Cosa state facendo qua? È particolare comunque questo cappello. Sì. Ah, hai visto? Ti piace? Bello. Più che altro non dà proprio nell'occhio. No, nell'occhio. Piano. Che miseria. Ho visto tre quarti di pupilla andare via. Mi piace, dai, è bello, ci stiamo. Sono tipo quelle persone che portano un sacco di acqua sopra la testa. È vero. Frutto di anni di ibernazione. Bello. Tu come puoi essere ibernato se sei già un ghiacciolo? È vero. Alcuni di voi hanno mantenuto una natura piuttosto particolare durante il processo di ibernazione. Lui è uno di questi. È normale. Come io muso. Sento freddo, che ha le palle viola dall'inizio. Ah sì, quindi quello sono speciale. È un problema. Elvio, come procede la situazione di là? Tutto ok? Si comportano bene i ragazzi? Bene, bene. Mi sa che vuole che vai lì. Devo seguirti? Stai dicendo che devo seguirti? Che cosa? Ho trovato già dei pezzi d'armatura. Ma, molto bene, molto bene. Questi sono gli oggetti con cui prova faremo... Prova a metterti lì. Oddio! Ma guarda come brilla! Belli! Diventato un buco! Elvio, smettila di fare lo scemo! Ma tu c'è il ferro! Ma parla bene, io ho già finito il gioco! Allora, stavamo dicendo... Ha già trovato i diamanti! Devo fare la casa pubblica! Ma c'è un arco incantato qui suo! Ma aspetta, è possibile! Gianco, hai sconfitto il drago? No! Qui! Che palle! Che cos'è questo bestia? Ah, è uno scheletro! Cos'è quello? È turettico, non ho capito! Vabbè, facciamo la casetta? Sì! Ho già iniziato, guarda. Let's go! Bella! C'è pure la stanza del lavoro. Lì.
E anche la cucina dove io farò tanto. Tanto? Come, scusami? Cosa non avevi? Perché tu hai le musicali? Cosa? Non avevi le note musicali? No, bro, ma io. Sì, no, Reggio, tienimelo fermo. Io non ce la faccio più. Sono mollo, porco due. Sono mollo. Sei mollo? Bene. Mi ha tirato. Sì. Questa è tecnologia avanzata, mi sa. Sì, infatti stavo notando. Ma se ne metti un po' insieme puoi fare una tonalità incredibile. Noi ci facciamo tipo io ho solamente della terra. Io ho un po' di legna. Con una base di terra. Però mi stai accecando con quel cappello, bro, è attento. Io ho un po' di legna. Scusa. Se volete lo tolgo. No, tienilo, ti sta benissimo. Studente. Secondo me però ti dovresti cambiare il colore, perché così non ti si vede bene, ti metti troppo con l'ambiente. Un bel giallo. Un bel rosa. Perché stai tremando dopo che ho detto un colore? In realtà stai tremando anche tu dopo averlo detto. Vedi. Senti, uomo di ghiaccio, mi ricordi come... Ma perché sta scusi, professore, qui è... Prof? Qui è proprietà privata. Ma cosa sta facendo, prof? Sta creando casa nostra. Vi sto preparando la vostra prima base. Ma a me non piace così. Oh. Ma Vic, ma fatti i cazzi tua, ma ci sta a fare una roba, ma non ho capito. Anche lui ha dei sentimenti. Bello, bellissima, cazzo. Siete pronti, ora sopravviverete alle intemperie. Porca troia. Io già qui ci vedo una cucina open space. C'è il riscaldamento? Se è ci credi, globale, sì. Se ci accontenti. Puoi usare la fornace, ti scaldi con quella. No. Bello. Ma usa il legno lui. Questo sì che è un grande livello di tecnologia. Sì. Minchia. Non abituatevi bene, però, mi raccomando. Ma ce l'ha il pellet? Legna! Ma lei ce l'ha il pellet? Io ho sempre detto che i vecchi turistici sono i migliori, comunque. Grazie per la legna, bello. Grazie anche per la casetta che ha costruito, che lo distruggerò nei prossimi 5 minuti. Ma questa non è una casa, è una stalla. Come una stalla? Perché siete delle bestie. No, non le medicine, no, le medicine, veloce, dai. Mi ricordi come ti chiami? Prendi due auto. Ossicino. Ossicino, osso piccolino. Okay. Quando non prendo, non mangio gli zuccheri. Poi mi vostro... Scusa, è stato un incidente. Okay. Volevo sbattermi lo zucchero. Ah, puoi chiamarmi anche pasticcino tu, però mi puoi chiamare anche Muso. Ok, sceglierò pasticcino. E niente, sono venuto un'altra volta. Quindi costruiamo. Let's go! Scusami, avevo un pochettino di ansia di prestazione. Sì. Beh, io. Ma Discord? Non ti piace questa casa? No, non mi piace. Cioè. Ma se piove è un problema. No, ma perché dovrebbe piovere? Piove. Ma sa che non ti piace. Ma no che non piove. Apprezzo il gesto però. Perché offendi i miei sentimenti? Non io volevo solo offendere i suoi sentimenti. Le forze del male. Io ho una domanda tecnica, signora. Piuttosto che dire che è bella. Da quant'è che siamo addormentati? Sai che è una domanda alla quale non saprei rispondere. Il tempo ha assunto una forma veramente complicata da spiegare. Anche la sua forma è un po' complicata. Oh, penso un po' no. Da quant'è che sono messo così. Quanti anni ha? Non lo so. Cioè, è una domanda. No, non ho tenuto il conto. Più di tre almeno, però. È tipo mi i tronchi, bene, che basta comunque. Che guardi dentro. Ha problemi e alla prostata? Che invece ho talmente tanti anni che ho fatto il giro e ora sono in negativo. Anche questa potrebbe essere una cosa da tenere in considerazione. Sono un uomo di scienza. Esatto, ghiacciolo, bravo. Bro, toccherebbe controllare la prostata. Professore, lei piscia regolarmente? Io? Sì. Di che colore? No, Vic, ma allora, ma dai, ma... Cioè, ma... Vabbè, ma guarda che manca a fatto di un secondo! Domanda, se piscia blu è un problema. Che odore che hai, Muso. Ok, ok, mi sono sentito un po' violato. Mi state già preparando per accoppiarvi, bene, bene. Questo sì che farà del male alle forze del male, e forse anche a voi. Beh, con tutto quel ferro sì. Punti che potrebbe far male. Vic, ma te stai distruggendo tutto il bel lavoro del... Vic vuole farlo, a sto punto finiamo prima. Mi piace, così. Cioè... Ok, scusate. Okay. Va bene, è giusto che ognuno di voi abbia la possibilità di darsi da fare. Lei non si è offeso, vero? No! Perché mai dovrei offendermi?
Andremo molto d'accordo io e lei. No, è no. caduto, è caduto. È caduto, come in vasca. Io una volta sono caduta dentro la vasca. Ok. Vedo un cavallo. Era un push up. Ok, è caduto di nuovo? Sta bene? Una mano? A mano? È solo l'esercizio. Sta a posto? 32. Lei deve fare un laboratorio? 7. No, cosa ci sarà dentro quel laboratorio? Come lo farà grande quel laboratorio? Di che colore lo farà? E cosa ma dov'è il laboratorio? A proposito, io sono un uomo di scienza. E quando è che lo costruisce? E quando lo costruisce? Io perché non possiamo uscire dal laboratorio a prendere tutto? Ok. Ora. Posto. Perfetto, era questo il mio obiettivo. Andiamo avanti. Possiamo costruire la casa. Sì, sei cazzo, amico, sei. Io sono un uomo di scienza e ho appena scoperto che è possibile scavare nella terra. Incredibile. Sa che esiste, esiste anche questo. Rajesh, devi provare assolutamente questa cosa. Cosa? Oddio! Oddio! Ma è diventato grosso! Finalmente sono diventato a grandezza naturale. Anche a me? Molto bene, vedo che state già sperimentando le prime tecniche di difesa contro le forze del male. Spara al vecchio. Evolviti. Spara al vecchio. ancora, spagli ancora. Madonna, una patata enorme. Che boia. Ragazzi, devo fare un annuncio. Mi metto in alto. Ho un annuncio da fare. Però quello che costruisce lui non lo distruggi, No, mi sono mica offeso, no, figurati. Ma perché c'è quell'emoticon? Ecco, abbiamo usato il content per il primo giorno. Oh, Marcus! Ecco. Marcus è una donna fedele, vedi, fischio, torna. Facile. Vieni qua, Marcus. Ora diventerò un tutt'uno con Marcus. Marcus, andiamo. È il cavallo di Troia. Per mimetizzarsi. Ma no, è un Megazord. Penso che ora andrò a vedere come se la cavano gli altri ragazzi, sempre se riuscirò a trovarli. Faccia. Prego. Bene. Arrivederci. E io ho bisogno di pietra. Andiamo a farla. Stai tremando, Ray. Aspetta. Ma tutti tremando. Ho un'altra cosa da provare. Tu come cazzo fai a avere tutta sta roba ogni volta? Oddio, Mini Rajesh. Ma dura pochissimo. Vabbè, Dio, poco, nel senso, è abbastanza. Mi sparmi, voglio infilarmi nel culo di muso adesso. No! Baby, you can't.